Allora, noi abbiamo avuto delle risorse, come tutti i comuni d'Italia, per affrontare l'emergenza sanitaria in relazione alla prospettata apertura e riapertura delle scuole. L'apertura della scuola sentenzia un avvicinamento alla normalità e un avvicinamento a quella fase della convivenza con il virus. Bisogna farlo con i piedi di piombo, con grande tensione da parte di tutti gli attori coinvolti in questo processo. Noi come Comune di Ischia abbiamo subito avviato una fase di confronto con i dirigenti scolastiche presenti sul territorio di competenza comunale e in maniera molto costruttiva Quindi Ischia 1, Ischia 2 e le medie, le medie. per Subito dire. abbiamo aperto un canale, in verità l'amministrazione sotto questo punto di vista ha sempre avuto ottimi rapporti di collaborazione con le dirigenti scolastiche presenti sul nostro territorio. Noi ci possiamo fregiare di personalità di alto profilo professionale sotto questo punto di vista. I nostri bambini, i nostri ragazzi sono affidati nelle mani di gente, di professionisti validi, i quali hanno interpretato l'esigenza e le esigenze sanitarie e con decisione e piglio ci hanno manifestato quelle che erano le loro esigenze e noi subito abbiamo incaricato una ditta che già è intervenuta nella rimodulazione di alcuni spazi delle scuole in maniera tale da diciamo, garantire maggiore sicurezza ai nostri ragazzi. Si sono state inoltrate le richieste all'ente precostituito finalizzato all'acquisto dei banchi singoli da posizionare in maniera tale da garantire un distanziamento di almeno 1 metro dalla rima buccale. Abbiamo imparato anche questo, che esiste la rima buccale, che sarebbe diciamo, le labbra dei ragazzi. Bisogna che ci sia una distanza di 1 metro tra un ragazzo e l'altro ragazzo durante le lezioni, in maniera tale da garantire e da garantire diciamo, l'utenza scolastica rispetto al rischio del contagio.